Ci siamo, ecco un altro campionato. L'ultima volta ci vedemmo in periodo di grande sofferenza, invece questa è una grande serata. Le novità di quest'anno? Novità, brevemente, abbiamo fatto finalmente, dopo lunghi anni di traversie con il settore giovanile, siamo riusciti a riunire le due società e quindi abbiamo capito che il futuro di Bastia e del calcio in generale non può prescindere da unione con il settore giovanile, quindi stiamo lavorando su questa strada e stiamo seminando in quella direzione. Per quanto riguarda invece la prima squadra, siamo anche quest'anno ripartiti con idee di puntare sui giovani, giovani che ci hanno permesso di costruire, per quel poco che ho visto in campo questi giorni, una squadra grintosa, piena di voglia e piena di entusiasmo, che sicuramente ci darà delle belle soddisfazioni per cercare soprattutto di mantenere la categoria, che questo è il nostro obiettivo. Quello che lei dice sul fronte dei giovani coincide anche con quello che ha detto il presidente regionale Luigi Repa, c'è proprio ricominciare dai vivai, dalle scuole assolutamente calcio. Assolutamente sì, non esiste futuro per il calcio a prescindere dal settore giovanile, quindi noi investiremo, stiamo lavorando in quella direzione. Come ripeto, erano anni che viaggiavamo su binari separati, quest'anno ci siamo messi sulla stessa strada e sono convinto che nel giro di qualche anno l'obiettivo nostro è riportare dei giovani più possibile in prima squadra, ma che vengano dal settore giovanile.